Veronica Duranti, fondatrice insieme a Filippo Delle Piane del gruppo Studenti contro il Green Pass. Antonio Cavuoto, studente universitario e referente del gruppo di Torino, e Lucrezia Bodinizzo, anche lei studentessa universitaria, nonché una degli 8 occupanti dell'aula magna del rettorato dell'Università di Torino. Veronica, cominciamo da te. Il mondo studentesco è sceso in piazza con proteste diffuse su tutto il territorio italiano. Chi perché è contrario al Green Pass come voi, chi contro il ritorno alle prove scritte della maturità, chi contro il ritorno, chi invece contro l'alternanza scuola-lavoro, esplosa subito dopo la morte del giovane Lorenzo Parelli. Cosa sta succedendo al mondo studentesco? Finora siete stati chiusi a casa ormai da 2 anni. Ma sostanzialmente al mondo studentesco, ma al mondo giovanile in generale, è stato quello che più di tutte le altre fasce d'età ha subito impotente le misure cosiddette sanitarie. Forse anche per una mancanza di preparazione, diciamo, psicologica a resistere a determinati tipi di privazioni, ha subito più di tutte le altre fasce d'età. Perché in questi 2 anni sono stati privati di beni, diciamo, essenziali come la socialità, gli affetti, ma anche l'educazione stessa, l'istruzione. Se noi pensiamo ad esempio che ci sono studenti universitari o anche studenti delle superiori che hanno affrontato il loro primo anno di studi interamente in didattica a distanza. Non hanno mai sperimentato l'università, la scuola, al di là della funzione nozionistica. Quindi non hanno mai sperimentato la scuola e l'università come centro di aggregazione sociale. Pensiamo anche che non tutte le zone d'Italia sono uguali, ci sono delle zone d'Italia estremamente disagiate, estremamente povere. E anche dove prolifera ad esempio la criminalità, il degrado sociale. E in quelle zone la scuola, l'università, i centri comunque sia di aggregazione culturale o giovanile erano dei presidi sociali gli unici all'infuori della famiglia. Quindi c'è stato una sorta di abbandono totale dei giovani e degli studenti a se stessi. Da parte delle istituzioni, ma da parte anche di, dei sindacati studenteschi che avrebbero dovuto, ad esempio, proteggerli da determinate misure. Quindi io penso che, la risposta che vediamo ora nelle piazze sia, la risposta a una situazione, di esasperazione delle fasce giovanili. Ma, non solo dovuta al Green Pass e agli ultimi 2 anni. Io credo che il Green Pass e gli ultimi 2 anni siano stati un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso di anni di sopportazioni, soprattutto per la fascia delle scuole superiori, che più di noi, diciamo, della fascia d'età che va dai 20-30 anni, hanno subito determinate politiche economiche e sociali. Infatti, noi abbiamo visto, ad esempio, a Torino, da una parte, l'occupazione. Per il Green Pass, contro la misura del Green Pass e le misure del governo circa insomma la pandemia. Da una parte invece abbiamo visto le manifestazioni contro l'alternanza scuola-lavoro e contro il modo di fare scuola in generale. Entrambe le proteste sono giuste, entrambe le proteste sono lecite e hanno diciamo la stessa causa. Purtroppo noi abbiamo visto che c'è una totale incompatibilità tra i giovani che manifestano contro l'alternanza scuola-lavoro e i giovani che manifestano contro il Green Pass. E questa qui è una grande perdita per tutta la lotta studentesca, perché sostanzialmente l'alternanza scuola-lavoro, che di fatto è una negazione della funzione educativa della scuola, la riduzione della scuola a un, cioè a un'azienda, all'università, a un esamificio, sostanzialmente non ha cause diverse dall'imposizione del Green Pass o da altre discriminazioni. E quindi il nostro auspicio è
è che si possa trovare un punto di contatto, un punto di incontro tra tutte le rivendicazioni studentesche. Lucrezia, veniamo ora a quello che vi ha maggiormente coinvolto, e cioè il 26 gennaio 2022 l'occupazione dell'aula magna del rettorato dell'Università di Torino. Cosa vi ha spinto a questo gesto estremo? Dunque, intanto ci terrei solo a precisare il fatto che io non ero tra gli 8 che sono rimasti all'interno del rettorato fino al 28 gennaio, ma sono tra gli studenti e le studentesse che si sono trovate a un certo punto fuori dall'aula magna del rettorato, solo per precisare questo. Quello che ci ha spinti a proporre un'azione di questo tipo è sostanzialmente un sentimento di esasperazione dovuto al fatto che negli scorsi mesi siamo stati ripetutamente ignorati dal rettore rispetto alle richieste da noi fatte di disapplicare il Green Pass per permettere a tutti gli studenti e le studentesse di entrare liberamente in università. Infatti a settembre abbiamo tenuto un paio di sit-in in rettorato tentando di consegnargli una lettera con le nostre istanze che lui ha apertamente ignorato, e poi successivamente anche abbiamo tentato di inviargli due PEC che di nuovo insomma alle quali lui non ha risposto. Quindi la nostra volontà era un po' quella di fare un'azione per la quale lui non avrebbe più potuto ignorarci, insomma. Anche se poi abbiamo visto non è stata del tutto efficace, perché comunque Geuna è riuscito nonostante tutto a non darci risposte rispetto alle nostre richieste. Quindi appunto era un po' questo il sentimento che ci ha spinti a fare un'azione di questo tipo. Antonio, in questi mesi vi siete sentiti discriminati? Questa è una bella domanda, effettivamente. Io credo che in realtà dopo 2 anni di propaganda martellante H24 la discriminazione ormai ci abbia un po' assuefatto, un po' tutto il tessuto sociale del paese. E quindi credo che non ci sia solo questo elemento, ma bisogna considerare anche tutti i fenomeni correlati. Faccio un esempio proprio brevissimo per spiegarmi. Se io decido di sottopormi a un tampone, indossare una mascherina, magari anche FFP2, e avere chiaramente il biglietto magari di un treno, io comunque su quel treno non posso salire. Allora la domanda è: ma cosa ho io, quale rischio comporto io per la collettività che magari non comporto un soggetto che ha le mie stesse caratteristiche ma vaccinato? Quindi qui non c'è soltanto una componente discriminatoria perché è palese, ma c'è anche, io a mio modo di vedere, un'offesa all'intelligenza dei cittadini. E tutto questo. Quindi il problema, abbiamo capito che il problema non è di tipo sanitario, ma è politico. E proprio come hanno introdotto un meccanismo molto sofisticato di premio e punizione, per cui le persone che hanno risposto positivamente a un comportamento ideale da parte del governo sono state premiate, e viceversa gli altri sono stati puniti. Direi tutto qui. Volevate resistere ad oltranza, ma poi avete fatto, tra virgolette, solo per alcuni giorni l'occupazione, ed uscendo avete dichiarato: non finisce qui. Siete rimasti soddisfatti o poteva andare meglio? Cosa dobbiamo attenderci? Sicuramente tutto è perfettibile, non siamo perfetti, nel senso non siamo occupatori professionisti, siamo semplici studenti, studentesse che rivendicano in modo pacifico ma fermo i propri diritti. La verità è che spesso devono accadere fatti di rilievo sensazionalistico affinché l'attenzione mediatica si sposti, in questo caso sulla protesta studentesca. Basti pensare, come parlavamo con Veronica prima, del caso dell'alternanza scuola-lavoro. Ecco, io ricordo dopo la morte di Lorenzo, i media hanno finalmente spostato il riflettore sui problemi della scuola. Tuttavia è stato solo per 2 giorni, poi già oggi nessuno se lo ricorda più. Ecco, questo noi pensiamo sia comunque un comportamento scorretto dei media che fanno da cassa di risonanza quello che vogliono, ma nello stesso tempo tolgono la parola a persone, a minoranze. Quindi, di conseguenza, se in una democrazia non c'è la tutela della minoranza,
credo che bisogna cambiare un po' la definizione, no? Quindi questo. Lucrezia, il vostro striscione recitava: studenti e lavoratori fanno occupazione contro tutte le discriminazioni. Chi sono i lavoratori a cui fate riferimento? Dunque, sin dagli albori dell'organizzazione di questa iniziativa abbiamo pensato che fosse giusto coinvolgere anche quelle sigle sindacali che si erano mostrate solidali rispetto alla nostra causa. E quindi in questo, cioè, mi riferisco in particolare alla CUB, la Confederazione Unitaria di Base, e ai SICOBAS, che hanno appoggiato la nostra iniziativa e hanno partecipato anche all'occupazione fisicamente, ovviamente sostenendoci anche proprio numericamente, cosa di cui oltretutto noi avevamo molto bisogno, perché come sappiamo noi studenti siamo una piccola minoranza, tant'è che all'ingresso in rettorato eravamo solamente 10 studenti, insomma. E inoltre credo che fosse giusto coinvolgere anche i lavoratori, perché in qualche modo noi studenti siamo i lavoratori di domani, quindi insomma, se possiamo unire le forze per una causa comune, insomma, mi sembra giusto e lecito, ecco. Quindi questi erano i lavoratori a cui facevamo riferimento, appunto i lavoratori sospesi che facevano riferimento a queste sigle sindacali di base. Dopo l'occupazione, rischiate di finire sul libro nero e mettere a rischio i vostri studi? Dunque, abbiamo rischiato di, o meglio, avremmo rischiato di beccarci delle denunce penali nel caso in cui non avessimo rispettato l'ultimatum dato dalla Digos in accordo con il rettore. Nel senso che noi alle 16 del 27 gennaio abbiamo ricevuto un ultimatum da parte della Digos che insomma voleva che noi fossimo fuori dall'aula magna del rettorato entro 24 ore, al che altrimenti sarebbero scattate le denunce penali. Quindi noi abbiamo ritenuto ovviamente opportuno lasciare il rettorato prima della scadenza di quest'ultimatum, ma al di là di questo no, non rischiamo nessun tipo di denuncia, piuttosto che nomina su un qualche libro nero particolare, per fortuna. Soltanto la difficoltà a dover, o comunque l'impossibilità a poter frequentare fisicamente e a poter dar luogo agli esami. Questo è il limite che avete. Esattamente, cioè da settembre sino ad oggi sostanzialmente le restrizioni sono andate sempre più inasprendosi, quindi adesso dal 15 di febbraio in realtà sarà necessario addirittura il Super Green Pass per poter frequentare l'università. E ci terrei a ricordare che noi in questi mesi, a parità di tasse pagate, abbiamo ricevuto sostanzialmente un surrogato di quella che deve essere un'istruzione accademica, universitaria, perché potevamo fruire delle lezioni e dare esami esclusivamente online, se non appunto in possesso di Green Pass e dunque in presenza. Antonio, quanto è difficile per gli studenti giovani come voi, abituati ad incontrarvi, andare a prendere qualcosa insieme, andare in giro, frequentare le lezioni, diciamo, questa situazione ovviamente vi impedisce anche le cose principali, come prendere il bus e prendere i treni. Come vivete questo stato? Assolutamente sì, ovviamente non bene, però questo, bisogna essere sinceri, questo al sistema non interessa minimamente. E la prova di questo è che, prendo per esempio la settimana di elezione del Presidente della Repubblica, per un attimo, diciamo, telepandemia si è spenta, cioè hanno ricominciato la settimana dopo. Quindi è curioso che il virus attacchi solo prima e dopo le elezioni, ma mai durante. Ecco. Io però faccio un appunto molto veloce a quella che era la definizione di salute data direttamente dall'OMS, cito letteralmente: uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità. Quindi direi i nostri spettatori si facciano un'opinione sulla base di questo.
Prima Lucrezia ha parlato anche di una lettera, o comunque di un qualcosa inviato al rettore. Voi quindi avete scritto una lettera al rettore prima di iniziare l'occupazione. Qual era il contenuto? Dunque, in realtà è da fine agosto che noi scriviamo ai rettori, sia a livello nazionale, quindi come tutti gli Atenei, poi magari ne parleremo, ma parlando dell'esempio torinese, la prima lettera che è stata inviata al nostro rettore di Università di Torino, quindi Stefano Geuna, era appunto a fine agosto, inizio settembre, dove gli chiedevamo, alla luce dei regolamenti europei che proibivano la discriminazione diretta o indiretta di chi aveva scelto di non vaccinarsi, appunto, disapplicare la norma del Green Pass. A questo ci è stato risposto in un colloquio avuto con lui di persona che sostanzialmente non c'erano i dati per dare un quadro generale completo della situazione e semplicemente si diceva: io sono un funzionario pubblico e devo applicare provvedimenti aventi forza di legge. Quindi la classica risposta: io devo eseguire gli ordini, sostanzialmente. Poi, a seguito di episodi discriminatori in cui un nostro professore di sociologia prometteva 3 punti in più in sede di valutazione d'esame a chi possedeva il Green Pass, abbiamo inviato un'altra PEC, a cui però non c'è stata data risposta. In parallelo abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con il rettore del Politecnico, questa volta di Torino, Guido Saracco, e con lui abbiamo parlato più a livello scientifico, abbiamo trovato da parte sua più apertura mentale, ecco, diciamo così. E lui ci ha chiesto sostanzialmente che, pur essendo obbligato dalla situazione a, come dire, anche lui applicare questa legge un po' particolare, era dalla nostra parte, in sostanza, perché capiva che, per esempio, ne faccio sempre un esempio, una persona che ha contratto il virus ma non ha fatto in tempo a farsi i tamponi, per lo Stato non esiste, mentre invece, avendo un titolo anticorpale, potrebbe essere titolare di Green Pass tranquillamente. E così rimanemmo che noi, come Comitato Tecnico Scientifico torinese, si doveva produrre un documento, un piano di rientro in sicurezza per il rientro in presenza al Politecnico. E lui ne sarebbe diventato il primo sponsor, sia politico sia a livello accademico. Così abbiamo fatto. Però lui ci aveva promesso appunto di lanciare una campagna di screening sierologico, non se n'è fatto più niente, almeno da ottobre 2021 ad oggi non ne sappiamo più nulla. Infine, questo gennaio 2022 abbiamo mandato l'ultima PEC, questa volta a livello nazionale, a tutti gli Atenei d'Italia, allegando tutti gli studi scientifici che avevamo fatto e i dati logici, perché basta guardare i dati odierni per vedere che rispetto all'anno scorso i casi sono aumentati nonostante l'università ci sia stato questo apartheid accademico, sanitario, eccetera. Quindi basterebbe guardare l'evidenza e far sì che tutti questi rettori si assumessero le proprie responsabilità, perché basta dire: abbiamo sbagliato, cambiamo metodo. Ci sta lo sbaglio in buona fede. La scienza si basa sul dubbio continuo, sul poter confutare gli altri. Io, anche da futuro uomo di scienza, mi auguro sempre che ci sia qualcuno che provi a contestarmi, perché solo così ci può essere il progresso della comunità. Altrimenti cantarcela e suonarcela da soli facciamo la fine del mainstream. Andiamo in televisione, facciamoci invitare a qualche talk show e ci parliamo addosso. Ecco. Anche qui nessuna risposta. Quindi i tentativi di dialogo accademico e di richiesta di confronto ci sono stati. È chiaro che quando una volta non ti rispondono, la seconda volta non ti rispondono, la terza non ti rispondono, poi uno è anche costretto ad alzare un po' il tiro e a passare dal corteo, per esempio, alla disobbedienza civile. Come valutate i vostri colleghi che per avere i crediti universitari accettano di fare i controlli sui Green Pass? Sì, questo argomento secondo me va valutato secondo diversi punti di vista. Il primo è sul perché loro lo fanno. Loro lo fanno per ottenere dei crediti universitari. E allora qui il problema ritorna a quello che dicevo all'inizio, cioè alla concezione dell'università come esamificio.
cioè come luogo dove al pari di un luogo di lavoro, un posto di lavoro, lo studente va per accumulare crediti, prendere un pezzo di carta e poi inserirsi nel mondo del lavoro. E la mia generazione, noi siamo talmente stati abituati alla competitività tra di noi, alla competizione, al fare di tutto per prendere quel pezzo di carta, ma non perché prendere quel pezzo di carta significa accumulare delle conoscenze, ma perché prendere quel pezzo di carta è uno status o un lasciapassare a delle condizioni sociali, economiche agiate, in un certo senso che non avresti altrimenti. E quindi, se prima del Covid, ad esempio, c'erano studenti disposti a comprare gli esami, per ottenere quel voto e per ottenere appunto il pezzo di carta, io mi chiedo perché mai oggi non ci dovrebbero essere studenti che per ottenere crediti, per ottenere benefici dentro l'università, non debbano perseguitare di fatto i loro compagni. Poi un secondo aspetto è la totale atomizzazione della società e quindi anche del mondo universitario. Non c'è più la minima solidarietà tra gli studenti, cosa che invece ci sarebbe dovuta essere soprattutto in questo caso, cioè solidarietà ad esempio tra gli studenti vaccinati e quelli non vaccinati. Ad esempio ultimamente c'è stato un caso bellissimo di solidarietà in una fabbrica dove gli operai con il Green Pass hanno fatto una sorta di raccolta fondi per sostenere gli operai privi di Green Pass e quindi sospesi. Questa cosa dentro la scuola e dentro l'università non c'è più, è concepita solo come un luogo di competizione per il dopo. Un altro aspetto è proprio quello lì più generale della propaganda, cioè in un certo senso io non penso che sia neanche totalmente colpa loro e responsabilità loro, perché a meno che non si abbia un determinato grado di coscienza, di consapevolezza, è facile magari essere assuefatti, essere condizionati dalla propaganda. E purtroppo noi abbiamo visto che quando si creano questi regimi, diciamo, totalitari o proto, insomma, totalitari, c'è sempre la figura un po' dell'uomo esecutore, cioè quello lì che comunque esegue i protocolli. I medici eseguivano i protocolli, la tachipirina e vigile attesa, il controllore del Green Pass segue il protocollo, cioè controllare il Green Pass e via dicendo in tutte le fasce, in tutte le aree della società. E questo è successo, credo, anche con i nostri colleghi. Antonio, hai tu hai contatti un po' con tutti i gruppi italiani. Come sta procedendo la lotta contro il Green Pass da parte degli studenti? Siete più strutturati rispetto a qualche mese fa? Questo senza dubbio, mi ricordo dopo le prime nostre riunioni dei coordinamenti nazionali, insomma, siamo riusciti a fare cose di rilievo, devo dire. Non solo magari il corteo del sabato pomeriggio, ma anche iniziative come lezioni all'aperto, iniziative di protesta concreta, azioni di disobbedienza civile, per esempio. Ricordo a tutti la nostra rubrica, diciamo, fissa del lunedì con fuori servizio, dove tutti a livello nazionale compiono questi gesti di disobbedienza civile salendo sui mezzi pubblici senza appunto il Super Green Pass. Abbiamo fatto una plenaria in presenza il 27 novembre del 2021, proprio per iniziare a gettare le basi per costruire un vero e proprio movimento studentesco d'avanguardia, che secondo noi è ciò che manca in questo paese. Anche contro i problemi di natura logistica, perché a quanto pare la gente su al governo non vuole che noi studenti ci si riunisca in presenza. Ecco. Noi comunque dobbiamo lottare e puntare a far da collante a tutte quelle realtà no pass a cui magari manca un'idea di cosa voler fare da grandi, in sostanza, come fare al nuovo mondo, perché io credo che qui si sia tutti d'accordo sul fatto che non dobbiamo tornare all'epoca, diciamo, pre-Covid, quindi a tornare come prima, ma dobbiamo approfittare di questa situazione per, appunto, cioè, questa malattia ci ha dato l'opportunità di guardare tutto quello che nella società non funzionava, ma che anche un po' per colpa nostra continuava a serpeggiare, attorno a noi, e dobbiamo cercare di cambiare le cose.
Tra l'altro, noi come generazioni future, se non facciamo noi questo tipo di lavoro, chi lo deve fare? E quindi è giusto che gli studenti prendano questo ruolo da protagonisti. Veronica, tante manifestazioni ogni settimana, tanti contatti e tanti confronti con altre persone. Che succede in Italia? Pare che con l'aumento, con l'aumentare delle limitazioni aumenta anche la rabbia, aumentano le proteste e anche il numero di persone che partecipano. Anche gente che ha il Green Pass e che è vaccinata. Sì, ma io penso che l'Italia sia stato uno dei paesi, se non il paese, dove queste restrizioni sono state più pesanti. E questo perché comunque sia esso è stato preso come punto di riferimento, come paese pilota, per la sperimentazione del grande reset, che tutti fino a qualche mese fa chiamavano complotto, quando invece ora insomma si inizia a leggere sui giornali danno il nome grande reset. Questo purtroppo ha comportato dei grandi cambiamenti anche a livello economico. Noi pensiamo soltanto, per esempio, che col Green Pass molte attività si sono trovate a chiudere o si sono trovate comunque sia con una drastica riduzione dei clienti, perché di fatto il Green Pass danneggia più l'esercente, più il ristoratore che il cliente. Cioè, a me cliente fa un danno, diciamo, sul piano delle libertà e dei diritti. Io mangio a casa mia, non vado in determinati luoghi e vivo, tra virgolette, come prima. Il vero danno lo fa a tutte quelle piccole attività che erano già in crisi, che erano già vessate e che con il Green Pass hanno ricevuto, diciamo, la botta di grazia. Quindi c'è stato uno stravolgimento in termini di struttura economica e questo qui ha comportato che scendessero in piazza in una prima fase, come abbiamo visto, i ristoratori. Poi in una seconda fase sono scesi in piazza tutti i cittadini di varie realtà, di varie categorie, contro le limitazioni dei diritti, quindi contro il Green Pass in sé. E ora invece, secondo me, si sta per aprire un nuovo ciclo di proteste che porterà in piazza sia quelli lì senza Green Pass, quelli lì, diciamo, proprio vittime dirette di queste restrizioni, ma anche tutti i vaccinati, tutti quelli che fino ad ora si sono fidati del governo e che ora, tirando le somme, forse si stanno accorgendo che tutti i torti i no Green Pass non ce l'avevano. Perché? Diciamo, prima era stata promessa la libertà con una dose, poi con due, ora con tre, e comunque anche con tre non si è salvata nell'economia né nient'altro. Quindi io penso che da un movimento, diciamo, di nicchia, di pochi riluttanti alle misure anti-Covid, potrebbe trasformarsi nei prossimi mesi in un movimento ancora più grande, ancora più vasto, che vada a criticare un po' tutte le conseguenze e tutti gli aspetti, diciamo, sbagliati della società e tutte le conseguenze del grande reset, appunto, e del applicato in Italia. Perché, come diceva anche prima Antonio, cioè, secondo me almeno, non bisogna puntare al ripristino della realtà come era prima, ma bisogna tirare un po' le somme di quello che c'era di sbagliato prima, di quello che c'è di sbagliato ora, e andare avanti, fare, diciamo, un grande reset noi contro quello voluto da loro.